È come sempre uno shaker di arti, il Cortona Mix, che dopo il taglio del nastro è entrato nel vivo con un caleidoscopio di appuntamenti che spaziano dalla letteratura alla musica, passando anche per l'enogastronomia ed il cinema. Il tutto incorniciato dall'incantevole scenario di Cortona e della Valdichiana. Protagonista della giornata d'apertura, Oliviero Toscani al centro dell'incontro con Marco Rubiola, a partire dal volume Dire, fare, baciare. La creatività è dall'altra parte del vento, un incoraggiamento a cercare la propria ispirazione senza cedere a compromessi né sconfitte. La creatività è una conseguenza di un'azione, di un lavoro fatto, la maggior parte dei casi in totale insicurezza, forse anche in totale sistema, in totale contrarietà al sistema o a ciò che si dovrebbe fare o a cui viene imposto di fare. Allora, facendo questo, avendo il coraggio di fare questo, credo tante volte in forma anche sovversiva, politicamente scorretta, e chiaramente la creatività appartiene al politicamente scorretto. Si ottiene, c'è una conseguenza, diciamo un risultato, che poi qualcuno dice però è creativo, questa è una cosa creativa. Quindi chi riesce a produrre questo che poi viene giudicato creativo, alla fine non si rende conto, perché fa qualcosa che lui, anche lui stesso, non ha mai visto prima, non ha fatto prima, lo fa. Non puoi essere sicuro e produrre creatività. Ma non solo narrazioni, anche atmosfere ottocentesche austriache evocate con i saluti di Vienna, con l'orchestra della Toscana diretta da Peter Wood.